Ma bentornati qua su FC24 con il nostro Verdon Sport e ovviamente il nostro mister Claudio Ranieri. La partenza è stata buona, molto buona, perché 6 punti nelle prime due partite, il che è molto interessante perché stiamo andando tanto bene, e ora c'è il Basilea che è in difficoltà, è molto in difficoltà. E vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, Maius confermato dopo la doppietta, Beyer sta un po' facendo fatica. Per il resto stavo guardando che forse... No, vabbè, ma perché? Perché cambiare? Stanno andando tutti bene, cambiarli avrebbe poco senso. Mi porto giusto Kohler in formazione. Al posto di magari possiamo scegliere di mettere Amos in panca. Amos che potrebbe in teoria andare anche a fare un prestito. Perché? Perché? Rispetto agli altri è un pochino indietro, però col tempo capiremo se potrà fare a caso nostro Chiamato oppure spettacolo le no. dichiarazioni Anche della perché Virginia. Si pronuncia un giocando grande spettacolo. Vedremo se alla fine con due prevarranno gli attacchi sulle attaccanti. difese. Altri due attaccanti di riserva potrebbero essere molto importanti, giustamente. Vedremo, vedremo ragazzi, vedremo un po' cosa fare col Inserimenti tempo. favorevoli per giocare. Allora, Pollice offensivo. il Terreno di gioco Basilea è in in condizioni difficoltà, perfette. Lo lo spettacolo sappiamo, quindi dovrebbe cerchiamo di avere un beneficio. approfittarne e Anticipato di Dan confermare Russo sulla il frequenza di nostro stato di eSports. Un saluto forma ovviamente anche alle Verani. incredibile, che Appuntamento ultimamente è con la Credit veramente Suisse Super League, incredibile. torneo che in passato ha visto Stiamo mettersi in facendo luce belle investitori più cose. interessanti. Vai. Non vedo l'ora. Ma se fai Rispondo sti al tuo lanci, volo con Maius, Mourinho. però Dove c'è la io non formazione so che 8. dirti, cioè, Fine dopo i primi due turni. Di lanci qui hanno fatto anche imbarazzante meglio del proprio. previsto. Ma è ancora presto per Ruba. capire dove potranno arrivare. Volevo La rubare la classifica palla. No, per ora deve essere la loro ultima Guet, un po' in preoccupazione. ritardo. L'importante è rodare i meccanismi per farsi trovare poi pronti Calma, calma. davanti quando la stagione davvero entrerà nel Calma, calma. vivo. Sapevo che faceva così. Prova Bravo Cancelli. Bentaberri, che giocatore, Inserimento ragazzi, deviante era questo al qui. posto giusto al Questo è momento veramente giusto. forte. Oh, vai Con Maius. l'aiuto della grafica, ecco Vai la formazione Maius, della fatti Virginia. vedere Beyer me in mezzo, vai. Tenta la finta Maius, tenta la finta. Però ci arriva prima Diamo il un'occhiata alla formazione difensore. dell'Olimpide. Troppo lento qui. Occhio qui al Maius! pressing sul portatore di palla. Maius! Maius! Bonetti Non ci si sulla crede. risposta del portiere. Che errore ha Rimbalzo fatto deviato. questo portiere? Ha fatto un errore cioè, incredibile, bastava spazzarla questa palla. E invece il Basilea ci regala questo gol del vantaggio che io me lo prendo molto Rivediamolo. volentieri. Anche Eccolo il poi è il gol. Portiere difensore che ha fatto la completamente cappellata, immobile sulla prima conclusione, però il non aveva portiere decisamente passargliela tempo. così L'attaccante è marcato. stato pronto a Ehi, piombare poteva sulla fare un spinta. pochino meglio. Errore di entrambi, ma noi gioiamo, questo è l'importante. Noi All'aperto siamo della contenti, cattedrale con questo Maius gol, conferma il suo 1-0. stato di forma veramente Chimi. invidiabile quest'anno, eh. Sta dimostrando un giocatore. Ah, però non farti scattare così, Si fa largo della tre quarti avversaria. Non farti saltare così, bravo Ripresa Alvarez. protagonista qui Ma recuperano Alvarez, però, palla. cioè, hai preso spunto da quell'altro? Mauro, buonissima palla per Maius. Intervento troppo ruvido Ehi, questo. Sarà no, calcio di vabbè, punizione. almeno è giallo Daldo, scusami, eh. Almeno è giallo, non è che chiedessi il rosso, però il giallo era pa palese che ci fosse. Ma l'hai visto? Mauro! Mauro! Oh! C'è la respinta, Beyer! pallone ancora fermo. Beyer! E c'è il Ma cosa gol. sta Calcio succedendo? di battuta qui. Ma Disattenta la cosa sta difesa e ha succedendo? colpito. Beyer ne approfitta e Dicevo fa un gran riprende bel gol, Mancini perché non all'inserimento era che ha così portato al gol. semplice, Bravo eh? Non l'attaccante ad era così avventarsi sulla semplice. spinta e a crederci. 2-0. Batteva sul portiere 2-0. Verdon provvidenziale però Sport nel in suo grande primo forma in compito. questo inizio Non di poteva farlo per campionato. evitare il gol. Speriamo di confermarci. Speriamo. Non vorrei essere la classica Schmidt. sorpresa d'inizio campionato e poi cadere nell'oblio, eh. Vorrei continuare questo stato di forma. Non dico vincere il Bella campionato, palla, però. c'è il vantaggio. Però, insomma. Almeno arrivare in Europa. Occhio all'occasione per No, riaprire il Bentaberri a match. vuoto. Sono ancora sotto di un gol, ma Meglio che sto certamente hanno zitto, eh. riaperto la gara. Meglio che sto zitto perché sennò me la tiro un po' troppo Punteggio cambiato, ora siamo e. sul risultato di 2-1. Stiamo zitti, stiamo zitti. Facciamo questo come se niente fosse Dele successo. Alli. Dele Alli, bravissimo Dele Alli. Inserito Esperienza questo però. il Però pallone con un buon intervento. Maius qua si Non è fa solo. sorprendere. Aia.
Oh, basta poco per mandare in vacca la partita, raga. Basta veramente poco. Cross al centro. Bravo Malula. Un goi. Beyer però da solo. No, ci ho provato a fare la finta. Però anch'io che ci provo con questi giocatori, con questi overall a far la finta, sono un po' fuori dal mondo, ecco. Lang. No. Bravo Brown. Bravo. Ha fatto una parata in zona momentum, perché 45esimo, sappiamo che Bentaberri o non fischia ora, no, ma porcami, sulla ripartenza mi fischi, maledetto, sulla ripartenza, vabbè. Ok, 2-1, è un buon risultato, però dobbiamo tenerla. Abbiamo rischiato un po' troppo in questa seconda parte del primo tempo, e non va bene. E non va assolutamente bene. Tra un po' faremo dei cambi anche per dare un po' di freschezza. Però di base dobbiamo rischiare meno. L'arbitro non ferma il gioco per questo intervento. C'è la norma del vantaggio. Bentaberri, ma adesso che te succede? Bravo Malula. Maius. Guardalo Lungoi. Guardalo che lui è veloce. Lui è veloce. Provano a sfruttare bene il campo. Lungoi. Lungoi. Verdon Sport 3-1. Bello. Ha fatto la finta. Tac. E ti è. Oh, che bello. Che bello. Che bello. 3-1 contro il Basilea. Chi se lo aspettava? Io no. Ok, Basilea è in difficoltà, ma sappiamo che comunque ha un valore tecnico. Forse è migliore anche del nostro, quindi insomma, non era scontato. Valenzuela, bellissima sta palla di Lungoi. Valenzuela, se la fa tutta. Tenta il cross, troppo sul portiere. Troppo sul portiere, troppo, troppo. Dobbiamo stare più attenti su queste palle. Bravo Valenzuela. Beyer, Dele Alli. Però se Lungoi non si fa vedere. Bella sta palla, Maius, no! No! Mannaggia. Ma Lula che quest'anno sta facendo tanto bel un bellissimo lavoro, volevo dire. Stavo impappinando da solo. È un ottimo acquisto, Pier. Serviva un giocatore in grado di alzare la qualità della rosa. No, non facciamo la reprie. Bravo Malula. Io dovrei fare il cambio, ma la palla non vuole uscire. Guarda Mauro. Guardalo Mauro. Mauro, guarda Maius invece adesso. Bellissimo, sì, Maius, sì, doppietta di Maius, un'altra doppietta, tutto molto bello, 4-1 al Basilea, che è successo? Maius facciamolo riposare, Klepak, Alves, proviamo questo Koller e anche Schneider mettiamo... E basta direi per il momento. 4-1. Però devo dire che questo risultato è molto importante. Fa capire la nostra forza. Quest'anno siamo squadra più dell'anno scorso. Più sottoporta, più bravi, più tecnici, insomma. Ci siamo migliorati molto, come squadra. Guardalo, bellissimo. Ricky Alves. Ricky Alves. C'è spazio anche per lui. Giocatore che mi scoccia tantissimo tenere fuori, perché mi piace tanto questo giocatore. Gioca veramente bene. E firma il 5-1. Ci sono i fischi da parte dei tifosi del Basilea. E ci credo. Sono comprensibili i fischi. Sono molto comprensibili. 5-1. Ehi. È abbastanza pesante. Anche perché a un certo punto sembrava quasi che Basilea potesse riaprire questa partita. Infatti mi ero un po' spaventato. Bravo Schneider. Ricky Alves. Etwer. Partono in contropiede. Guardalo. Bellissimo Ricky. Guarda al centro. Per chi non si sa. No, ma che brutta palla. Se la cavano senza problemi. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Vabbè, dai, è andata.
È andata così, 5-1 va benissimo. Ma chi è questo? La mette in mezzo. Riesce a stoppare bene questo cross. Malula, oggi perfetto Malula. Oggi perfetto, ragazzi. Finale di gara. Dai, 5-1 contro il Basilea. Davvero incredibile quello che sta facendo questa squadra. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Penso nessuno sulla carta. Penso nessuno. Però stiamo continuando a sorprendere questo campionato, perché 3 partite, 9 punti. Beh, Del Fabbro, però Del Fabbro, capisci che davanti a te hai giocatori che stanno facendo cose importanti? Su, non mi pare il momento di litigare, anche perché siamo lì col primo posto e... cioè, su, pensiamo ad altro, non pensiamo a queste cavolate. 8 posti in arrivo, madonna. Luca Magnino, gli svincolati. Ma no. Bertrand, ancora no. E ancora no. Ok, Maloney. Ma Will non mi sembra sto granché. Questo Wolf, 19 anni, può crescere? Quanto ha di aggressività? 69. È interessante. Questo qui già ha 23 anni, crescerà pochissimo, giustamente. Ok, Beyer è arrivato a 69. Beyer è carente in difesa, ma non ce ne frega niente. Più che altro potremmo provare a migliorarlo nel tiro. Nel tiro, perché insomma è quello che gli manca un po' di più. Tiro e dribbling, sì. Anche se mi sa che ormai crescita qua di Beyer ce n'è poca, eh. Pure Malula è arrivato a 65. Piano di crescita. Ecco, magari lui è un po' scarso. Dobbiamo lavorare molto sulla difesa. Quindi facciamo libero, perché la difesa è veramente scandaloso. Per quanto non sembrerebbe. E ora c'è la sfida diretta contro lo Young Boys. Questa è una bella sfida. No, questo non ci interessa. Non ci interessa. Bertrand, ecco, Bertrand potrebbe essere un difensore interessante che può crescere. Già 70 di overall. E Malula farebbe la riserva. Anche perché qui siamo a posto, qui siamo a posto, qui siamo a posto. Qui c'è Alves, qui c'è Klepak, Gagliardo, Lucif. Potremmo provare a prendere questo qui e mettere Zimmerman in lista prestiti, però quanti soldi abbiamo? Abbiamo 1 milione. Potremmo fare una cosa, se ci stanno ovviamente, perché non è sicuro. Potremmo provare ad acquistarlo e magari metterci Del Fabbro, visto che vuole giocare, non sta giocando. Mettiamo Del Fabbro più 1 milioncino, dai. Del Fabbro più 2 milioni e mezzo. Facciamo una rivendita alta. E io purtroppo più di così non posso andare. Niente, mi hanno rifiutato, vabbè. Pensavo che potesse andare, però non è andata. Ci riproveremo, perché comunque sembra un giocatore di prospettiva intrigante. Allora, sfida con lo Young Boys, molto importante questa, perché sfida tra le due prime in classifica. Bayer, Maius confermati, Alli pure, Rodriguez pure, per il resto sì. Tutti confermati, mi porto sempre in panca Kohler, che comunque ha ben figurato. Stavolta entrerà Amos, perché facciamo un po' di turnover ogni tanto. Ci buttiamo dentro anche... però Zimmerman e Fabbro così non giocano mai.
Cioè, io vorrei che giocassero perché Zimmermann a 18 anni può crescere ancora. Del Fabbro no, Può però essere dopo si una delle chiavi lamenta del e il match. gradimento Difesa che non ha più nulla da dirigenza fare oggi, ne ha segnati si 4 abbassa. nelle ultime 3 O partite. Vorrà proviamo a rinnovargli il sicuramente toccare contratto e ancora magari il primo metterlo ideale per giocare al turnover, calcio. Non c'è nemmeno una sempre nuvola, se il terreno è in accetta. condizioni E perfette. questo è, bisogna Bentornati sulle vedere. frequenze di EITV, O non Matteo lo so. Gepardo e Daniela O non Dani. lo so. Credit Suisse Super Allora, League Young promette Boys, che è una grandi squadra molto emozioni. forte. Partita che promette Molto grandi emozioni. forte. E Però sempre un anche noi piacere ultimamente avere non con stiamo voi, andando, come quelli che quindi non dobbiamo conoscete essere anche a positivi. casa. È proprio a loro che mi Non rivolgo. siamo Ragazzi, più volete assistere scarsi un di match? Beh, nessuno. rimanete sintonizzati qui, perché abbiamo Tutto quello che fattore fa per voi. mentale. Attenzione, tutto solo! Bravo Ottima Brown. parata E del portiere. comunque Brown si sta rivelando un giocatore interessante. Pallone in mezzo, riceve palla, ora può Bravo provare Brown. l'arco. Conclusione tutt'altro che irresistibile, facile per il Mauro. portiere. Bentaberri, non so perché sia lì. Perché si diventa? Bravissimo però. Per Alvarez. Molto veloce. Aspetta sulla Alvarez corsia. scappa. Alvarez mette il turbo. Trova un compagno libero in area. Maius. No. Palla No. che è rimbalzata Aveva sul fatto una corpo finta difensore. Si ripartirà con un incredibile. calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Delle Alli. Con una sorta di Per ovazione questo tiro Lungoi. dalla bandierina. È il primo della partita per loro. Sembra quasi che non Delle se Alli. l'aspettassero. Lungoi ci prova. Ha No. colpito bene, ma la mira non è stata L'ho all'altezza, vista sperando in dentro, ve palla. lo giuro. L'ho vista dentrissimo, sta. Ma che cazzo? Ma che cosa? Ma che effetto ha fatto sta palla? Scusatemi, eh. La tira? Ok. Ma guarda che roba! Che c'è il vento? Si sposta in là. E così entra. E poi si risposta in qua. Ma che c'è? La forza di gravità particolare in questo campo? No, non ho mica ben capito questa cosa, eh. Come cazzo l'hai calciata, Lungoi? C'hai poteri magici, hai. Non ci hai mai detto. Da seguire sicuramente questo giocatore, dato Oh, in grande eh. condizione tra le possibili Mazza. attrazioni di questa sfida. Ultimamente Mazza. trova la porta No, con una facilità. Bentaberri. La palla buona, Ti sei occhio! fatto. Ti sei Gol! fatto Gol per infilare, Zimmermann! Benta. Ti sei fatto infilare però qua, eh. Qui hai delle responsabilità abbastanza evidenti. Qui sì, Ed ecco dunque purtroppo sì. arrivato il primo gol dell'incontro, È ora forte attesa. Young Boys, fortissimo. Però noi abbiamo rischiato di pareggiare, di fare il primo gol, piuttosto che loro, quindi. Ah, qualcuno che si faccia vedere però. Per Diana, qualcuno. Fatti vedere. Che c'hai paura, Valenzuela? Buono il pallone filtrante. Ma Non ha letto va. bene il movimento Fuori della rete, gioco. dunque fuori Ah, gioco. Valenzuela, una volta che ti muovi, sei fuori gioco, ma allora. È apposta. No, Malula. Ha spazio per andare. Ma come cavolo ha fatto a non Rompe perdere davanti a questo tutti. pallone? Bravo Guet. C'è la bandierina e il fischio, e dunque fuori Fuori gioco, gioco. ma va benissimo, per carità. Non dico niente. Va stra bene. Fatti vedere Alvarez. No, no, Perde no. palla. No, 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 no. Non doveva andare così la storia. Bentaberri. Interrompe Delle bene Alli, bella l'azione. la palla, la pulisce molto bene. Partono in contropiede. Maius. Guarda Lungoi. Però. Ah, Beyer. Non bene qui il possesso palla. Bravo Maius. Maius. La Maius, prende bene. no. Palla che resta lì Cosa ha dopo la spinta preso? del portiere. Guetta, ancora Lungoi. Pure il tacco. Delle Alli. Dele Alli. Può far gol da No, ti ho lì. preso per Ci ha questo. messo una Scherzo. pezza qui il portiere. No. Ha del pallone Maius, che può no. provare Ma cosa? profondità, attenzione. Ha calciato al Che volo, si è non è stato davvero di magnato? poco. Ha impattato la palla alla perfezione. E Maius, ci ma manca che poco per fai? trovarsi allo Ma specchio. dai, porca miseria. Vicino al palo. Vicino al palo, proprio. Maius, no! Perché non calcia? Ma Un solo minuto di come recupero ha concesso fatto al direttore a di non gara. prendere il pallone che era in anticipo? Vabbè, io non mi sto spiegando molte cose oggi. Bentaberri, che Super cos'è parata sto qui. intervento? Comunque sarebbe finito il primo tempo, non vorrei dire, ma 48esimo su uno dato. Occhio al tiro della bandierina. Sarebbe finito. Ah oh, sarebbe finito.
Siamo al cinquantesimo. Tanto cielo, vabbè, comunque. Raga, si siamo mangiati un sacco di gol e non mi spiego quel tiro di Lungoia ancora, io non me lo spiego, perché con i gol di vantaggio sarebbe forse stata un'altra partita. Il calcio d'inizio del secondo tempo. Vabbè, fa niente. Ma Guet, però, sti passaggi. Bravo, Malula. Mauro. Guarda Maius. Guarda al centro Beyer. Ma l'ho angolata. Ma io l'ho angolata, raga, ve lo giuro. Ma l'ho angolata. Perché non ha messo la tirata in faccia al portiere? L'ho angolata io. C'è sta roba. Di questo calciatore delle ultime settimane, adesso è arrivata l'ufficialità del trasferimento. Malula però. Malula, bravo. Mi ha colpito la sicurezza con cui gioca, sembra un veterano. Dele Alli. Ascolto al mister ai compagni. Che palletta era. Solo migliorare. Itten. Guadagna metri. Bravo Benta. Guet. Hanno mantenuto il Dele Alli. Hanno recuperato bene il pallone. C'è campo per la ripartenza. Lungoi. Fallo. Mi piace. Allora, possiamo fare. Arriva la sostituzione. Il secondo tiratore. Usa il secondo tiratore. Spacca la Maius. Posizione interessante, ma il mannaggia, non si riesce a segnare. Non si riesce a segnare contro questi. È una roba. Mettiamo Amos. C'è la svolta Amos oggi. Schneider, Koller, c'è la svolta Alves e basta. C'è. Dai ragazzi, almeno il pareggio, almeno. Potrebbero pareggiare i conti se lo sfruttano. Lungo di rovesciata, Maius, Maius! Che cosa è successo? E con questa rete si sono fatti raggiungere il risultato. Che cosa è successo? Lungoi di rovesciata bruttissima. Ma quanto è brutta sta rovega, ragazzi. Ma quanto è brutta. Vabbè, non questo, però a me mi interessava l'altro. Quanto è brutta sta rovega, per favore. Cioè, ma è una roba ghiacciante. Cioè. E poi vabbè. Poi sarebbe tipo vietato ai minori. Questa è la copertina, ragazzi. È troppo bella. Otto. Vai, va là. Poi arriva Maius, tutto tranquillo. E gol. Che gol del cavolo. Però giusto così, perché meritavamo il gol, Non meritavamo, in qualsiasi modo era meritato. Fortuna che ho cambiato solo Beyer, non Maius, perché è stato provvidenziale. Lungoi. Amos. Bravo Amos. Schneider, vada solo. Tenta il tiro Schneider. Il riflesso del portiere, ma pallone ancora. Alves ancora lì. Vede Maius, no. Buona lettura con rinvio lungo. No. E ruba sto pallone. C'è spazio per la ripartenza. No, ma come è passato? Scusatemi, No. Non ci piace. C'è spazio per andare. Ma come pallone cavolo. Brown. Che parata. Sicuro Brown. Bravissimo Ricky. Intelligente Alvarez. Guarda Maius. Per Amos. C'è la svolta Amos. Non ci credo. Quella barbina così bella. Quella barba così. Ah, bravo Amos, dai. Vamos Amos. Una ripartenza da manuale. Il portiere non ha davvero. Ma che cavolo è successo? Amos. Passano dunque a condurre. Ditelo che non ci credevate neanche voi che Amos facesse un gol. Ditelo. Invece è arrivato. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Importantissimo questo gol. Potrebbe. Se non subiamo gol, potrebbe essere molto importante. Se lo beve, no, la mette no. In area. Calma. Molto meno la mira. Calma. Va sotto la doccia, finisce qui la sua gara. Calma. Bravissimi. Bentaberri. Ancora poco dal triplice fischio, formazione di casa un passo dal traguardo. Bravo Benta. C'è bisogno di tutta la grinta Oler. E la determinazione Lungoi. Per portarla a casa. Pier, devono lottare su ogni pallone. Per Valenzuela, finalmente sale anche lui.
Se no, Amos. Amos però perde sto pallone. No, Amos. Il quarto uomo. Bravissimo. Però che cavolo. Oh, ma chi sei? Valenzuela. Oh, è finita. Spazza su sta palla. Arriva il triplice fischio, si impone la squadra di casa. E battiamo lo Young Boys. Ma chi ci credeva? Ma chi ci credeva? Dai, che partita, che vittoria. Squadra che sta carburando tantissimo, comunque. Devo dire che non me l'aspettavo quest'anno così la partenza. Assolutamente no. Pensiamo alla prossima partita. Siamo stati più forti. E in effetti è vero. Abbiamo meritato secondo me di più dei Young Boys. A netto di tutto. Ma quando è che abbiamo perso noi? Vabbè, interviste così. Random. Siamo primi. 12 punti. Secondo lo Zurich a 10. Terzo Young Boys. Vabbè, non è un problema questo. Ora abbiamo il Servette per l'ultima di oggi. Offerta per Kevin Martin. Ehi, Kevin Martin ha già 29 anni. Però a sto punto lo vendo a gennaio, no? Se proprio proprio. Perché poi Kevin Martin è anche tornato. Però ora con il nostro Brown che sta giocando così bene. Lo vuole il Frosinone, Kevin Martin. Ma no, un secondo portiere mi serve. Per forza, non posso farne a meno. Non posso. E basta però Kevin Martin. Oh, ma che è? Tutti per Kevin Martin sono arrivati, mo. Prima nessuno lo voleva. Ora vogliono tutti. Il Servette ha solamente 2 punti. Vediamo che possiamo fare. Che sarebbe bello. Allora, Beyer è un po' sottotono. Mettiamo Amos, che ha preso anche un punticino, visto che ha segnato. Io voglio dargli un po' di costanza. Mettiamo Alves. Per il resto va bene tutto. A parte che Martin non sta ancora bene. Ci portiamo giusto Kohler. E Lungoi oggi si riposa. Un turno di riposo ci può stare per Lungoi, che è un po' stanchino. Non tanto però, un po' sì. Quindi facciamolo riposare con calma. Partita da non perdere, ve lo dico. No problem. Contro il Servette, dai. Facciamo 9 punti oggi, sarebbe bellissimo. Sarebbe veramente bellissimo. Sarebbe una chiara affermazione su ciò che possiamo fare quest'anno. Perché se dovessimo vincere anche questa, ehi, potrebbe diventare interessante il tutto. Per assistere a una partita entusiasmante e ricca di emozioni da non perdere. No, gli ho fatto fallo. Però era fuori area, per fortuna. Bravo Benta. Entra sull'avversario, Amos. Recupera palla. E da cartellino questo, vediamo. Giallo? Primo giallo del Vabbè. Match dopo pochi minuti. Ci stava. Ha fatto capire che non tollererà il gioco duro. Questa ammonizione è anche un invito ai giocatori a darsi Ricky. Una calmata. Dele Alli per Ricky, tenta il cross al centro. Dele Alli, non pensavo ci potesse arrivare, non pensavo proprio, anche perché era molto forte questa palla. Ospiti che guidano la speciale classifica dei gol. No, però Ricky, più di loro in campionato. Ospiti davvero capaci di trovare il gol. Siamo quelli con l'attacco migliore del campionato. Lo hanno ampiamente dimostrato. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Devo dire che non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Sfruttarle occasioni come queste, Pier. Lo sanno anche i tifosi che si fanno sentire. Bravo Malula. Maius per Dele Alli. Vai Amos. Amos però dacci un po' di velocità. No, vuotissimo. A vuotissimo. Malula. Che giocatore Malula. Spettacolo vero. Oh. Bravo Alvarez. Maius. Possibile gol. È fallo, eh. C'è l'intervento irregolare, sarà calcio di punizione. Mi sembrava, però non ero sicuro. Bentaberry. Ricky. Vai Ricky. Per Amos. Buona la palla. Amos. Amos, è lento Amos comunque, un bel po'.
Non pensavo fosse così lento. Non pensavo. No, Guetta vuoto. Si dice che gli allenatori non facciano troppo caso ai traguardi personali, ma in questo caso magari si può fare un'eccezione, perché oggi sono 50. 50 panchine. Le panchine con questo 50 panchine, bravo Brown. Esce molto bene. Brown prende il posto di Kevin Martin per forza, ragazzi. Sta giocando una stagione fenomenale. Ancora Amos. Per Ricky, prende in controtempo il giocatore avversario, finta di Ricky. Ricky! Il portiere troppo centrale però. Troppo centrale, troppo. Il dato sulle conclusioni testimonia le enormi difficoltà incontrate fino a non puoi pensare di dare problemi al portiere in questo modo. Vabbè, ma quanto vai tu? La partita si vivacizzi con il passare del no, tempo, perché così no. La noia. Malula. No! No, ma cosa? Ma dove? Ma scusate. Calcio di rigore dunque, ma niente cartellino come qualcuno dagli spalti voleva. Decisione che mi... a parte che non si vede una fava da questo replay, cioè... No, scusatemi, Cioè... A parte che... Prima cosa... Il giocatore avversario... Compenetra la palla. La palla diventa invisibile. Vabbè, che a parte pure qui era invisibile, però già di base, se qui la palla viene calciata, Malula interviene sulla palla. È palese che per forza di causa maggiore intervenga sul piede perché la palla trapassa il piede. Che gol, che rigore del... Vabbè, trovo d'accordo, Pier. Ma che d'accordo, Pier? Ma che d'accordo, su? Mi è sembrato un intervento da giallo. Calcio di rigore trasformato, con freddezza. Ma poi come si è tuffato Brown, vabbè. Stendiamo un velo pietoso. La regia ci ripropone il replay del calcio di rigore. Beh, l'esecuzione è perfetta. Portiere da una parte, palla dall'altra, perfetto. Ok, niente. Ma comunque ragazzi, rigore rubatissimo, rubatissimo. Ma... 1-0. Vabbè, iniziamo così, a rubar già adesso. Comunque Amos non... No. Amos... speravo che, ma le speranze erano... un po' vane. Un po' vane. Cercano uno spazio interessante. State rese vane. Senza problemi qui il portiere. Va bene. Cioè, va bene. Oddio, parliamone però. Amos. Siamo Beyer, va? E il resto niente, perché non stiamo giocando malissimo, cioè in realtà. Comincia ora se la non fosse per quel rigore rubato saremmo 0-0. Quindi contro lo script, contro tutto, andiamo dai Alvarez. Questo passaggio Beyer, bellissimo, 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 bellissimo. Entra Beyer, subito sforna questo assist. Cifra tecnica di questa squadra. A sto punto direi che era mancato Beyer forse. Delle alli, perfetto qui. Non sbaglia delle alli. E poi hanno depositato. Direi che lo stavo per cambiare delle alli, Fortuna che non l'ha cambiato. Fortuna. Mo la partita si è rimessa nel giusto rango, cioè del pareggio per il momento. Quindi va bene così. Andiamo a vincere. Il giocatore ha detto sì, ha ceduto ufficialmente Beyer alla corte del Manchester United. Si sono assicurati un elemento Ricky di valore assoluto, Pier. Questo è un professionista serio, è in grado di far fare il salto di qualità a questa squadra. Da Beyer, che schifo però, Beyer, dai. Potevi far meglio, assolutamente. Ma Lula? No! Se riusciva a rubare quel pallone... Nella sua no, avanzata. No, ha letto molto bene la traiettoria. Bravissimi, vai Mauro. Maius. Beyer. Vai Alvarez. Vai Alvarez. Bravissimo Alvarez. Maius. No, Maius, no. No, 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 non posso. Non puoi sbagliare sti gol, non puoi. Poi tu. Vabbè, mettiamo Schneider, mettiamo Kohler.
Mettiamo Klepak, dai, che Alves è un po' stanco. Per il resto, mettiamo Gagliardo. Mettiamo Gagliardo, che non gioca da un po', poverino. E occasione. mi Dovevano dispiace. sfruttarla meglio. Diciamo che lì con Maius ho provato a tirare di potenza. E invece forse dovevo fare diversamente. Ho caricato un po' troppo e la palla giustamente è uscita. Bravi, Schneider. Bravissimo. Bravissimo Schneider, intelligentissimo Mauro. No, dove vai Schneider però? Ottima lettura Se ti inserivi era difensiva. gol. Possono prendere il contropiede la difesa. No. Si lanciano negli spazi. Bravo Perde palla. Gagliardo. Niente ripartenza. Maius. Klepak, sei fresco. L'hai visto? Beyer. Attenzione, grande No, possibilità. vabbè. Non la blocca. Beyer, due gol mangiati oggi. Questo di più dell'altro, eh. Schneider, che palletta. Vabbè, raga. Tocca A dietro, Beyer, però, vedo santo ancora cielo l'azione del benedetto, non City. puoi sbagliarmi sti gol. Voglio Non ricordo il vantaggio. puoi. Arriva Va il bene Sampdoria, l'assist, non ma fa siamo a tre. ripresa. Siamo a tre, ragazzi, siamo a tre. Schneider ha fatto una roba miracolosa. Goler. Crossa nel mezzo. Schneider! Che brivido che hanno corso Mamma qui. mia, cosa stava Poteva per chiudere. fare? Le è venuto fuori una conclusione Cosa che non stava aveva per avuto nessun fare? problema il portiere. Cioè, se entrava quella, era gol della vita. Segua il termine. Parità assoluta. Azione No, interessante, Malula attenzione, vuoto. calcio nel gol, vittoria. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale Bentaberri. vantaggio. Forse l'ultima azione, Maius. Per Beyer. Beyer, no, perché non la passi prima? Ottima Bravo lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. L'arbitro ha concesso un Bentaberri, solo no. minuto di recupero. Ma L'arbitro non ha avuto quanto dubbi e ha dura sto consentito il cambio di recupero? posizione. Optano per il Quanto cambio, dura sto pronto in recupero? campo 3 per entrare. ore? Nah. Finisce qui con un pareggio, un punto che non fa Ma male. che non fa male, fa Sosta il malissimo, Crotone. fa Visto malissimo come è andata la perché, partita, cioè, direi che il potevamo Crotone ambire a non qualcosa di più oggi, eh. Su. Adesso con tutto il bene, ma Beyer si è mangiato tre gol davanti alla porta. Sì, ha fatto quell'assist, lo ringrazio, però. Vielen Dank, dass Sie für ein Ammazza. kurzes Statement zu uns gekommen sind. Mi aspettavo una vittoria. Raga, è così, bisogna essere sinceri. Due ottime difese, questo è vero. Una sconfitta e un pareggio? Ma che cazzo? Ma cosa? Ma Vielen Dank für dieses cosa? È il primo Statement. pareggio che facciamo in quest'anno. Che steady, siamo primi in classifica. Vabbè. 8,70 però. Iniziano ad alzarsi le offerte per Kevin, eh. Iniziano ad alzarsi. Offerta e basta. Senti, cancella. Cancella a canna. Pure per Klepak. Ecco, Klepak magari. Magari a gennaio, purtroppo 26 anni, 65, è un esterno che non può crescere. E non gioca nemmeno quasi più ormai. Almeno 1 milione ci arriviamo. Un milioncino. 8,90. Dai, su. Non fate i pignoli. 9,50. 9,50 ci sta. A sto punto, Kevin Martin. A sto punto, magari ci prendiamo un portiere più giovane da far crescere con calma. 1,2 milione, 8,50 al massimo si arriva. Almeno 1 milione. Si può 1 milione? 1 milione per Martin ci sta, eh. Prendiamo un giovane, c'è qualche giovane della nostra cantera in prestito che può fare il portiere? Sì, abbiamo Novak, il buon Novak, che per carità, alla fine dei conti non è così che sia molto più scarso di Martin, eh? Quindi va bene così. Chi c'è in prestito tra l'altro? Jacquenoux, solo un punto, Schmidt, 0 punti, ammazza che crescite, un punto, 1-1, ammazza raga, ma cos'è? Ma sti prestiti non stanno andando benissimo, eh? Onestamente mi aspettavo un po' di più da questi prestiti, onestamente. Ah, ma quale gente?
No, raga, mi sono confuso. Mi sono confuso malissimo io. Siamo solo ad agosto. Gennaio deve ancora arrivare. Giustamente. Quindi dobbiamo comprare ora il portiere noi. No, vabbè. No, vabbè. Eppure l'esterno, mi sa. Raga, non ci ho pensato in realtà. Non ci ho pensato. E ora ci ritroviamo con, senza l'esterno sinistro di riserva e senza il portiere, con 3 milioni. C'è qualcosa di interessante qua? Mazza però. Robert Andersen. Raga, ma che è? Ma chi ti ha mandato te? Ma chi ti ha mandato? Si può sapere? A Robert. Robert, ma chi ti ha mandato? Che culo. Oh, importante. Robert, facciamo turnover, per favore. Che c'è Lungoi? Che faccio io? Però Robert ha un grande futuro, 17 anni. Confronto Lungoi, se lo mangia a colazione. Poi prende pochissimo, 1400, ma io ti voglio bene. Ti do anche 500 euro per l'appartamento. Vabbè, che in Svizzera mi sembra che costino un po' di più gli appartamenti in affitto, credo. Poi non lo so, però di base è un paese più ricco dell'Italia, costeranno sicuramente di più gli affitti. Robert Andersen, non abbastanza in gamba, state zitto, ma che stai a di? Ma che stai a di? Ma come non abbastanza in gamba? Vendiamo un 65 a 1 milione. 8,50 quello che è. Prendiamo un 68, 17 anni, svincolato. Non va bene? Oh, fosse così, le cose che non andassero bene. Andersen. Allora, Andersen è molto veloce. Gli manca fisico e passaggi. Potremmo lavorare su fisico e passaggi. Regista largo. Regista largo va benissimo. Come allenamento. Poi non c'è un portiere? Bene. Ma Bertrand, a sto punto, visto che abbiamo i soldi e possiamo, gli offro veramente del fabbro più 1,5. Che meraviglia! Che meraviglia! Che meraviglia! Che meraviglia! Rimarremo con 1,4 milioni, Beh. Non so se richiamare il portiere della cantera a questo punto. Visto che tanto non... Va benissimo, Bertrand, prendi poco. Sei molto umile e noi fa solamente piacere l'umiltà. Calcio mercato champagne, devo dire, Alla fine queste vendite che abbiamo fatto non ci vanno così male. È un 70, cioè... Raga, onestamente è un 70. È più forte di Bentaberri Malula. Però Malula, che... Come cavolo fai a cavare ora Malula? Che sta giocando una stagione memorabile. Però... Bertrand... Bertrand però è più forte. Che faccio? Malula farà la panchina. Andersen ha già preso un punto. Bene, devo dire molto bene. E Malula mettiamo come riserva. Giocherà perché giocherà. Se no... mi dispiacerebbe se non dovesse giocare. Ragazzi, io a sto punto metto il piano di crescita di Bertrand, che lui deve migliorare molto in dribbling, passaggi e un po' di difesa. Ci può stare come piano di crescita. Ragazzi, a sto punto mi richiamo Novak, tanto non sta crescendo più di tanto. E lo facciamo fare questa cosa qui, 5 settimane,
farà il secondo per quest'anno. Chi se ne frega. Tanto i secondi giocano pochissimo, praticamente mai, quindi non c'ha senso che mi sto lì a mettermi. Ok, già fatto tutto, grande, grazie, prego, ciao. Vediamo se arrivano delle offerte, magari. Per Lucif. Che cavolo però. Lucif, 28 anni, non gioca, perché non gioca? Visto che è un club arabo, cioè c'è Steven Gerrard pronto qua, e noi facciamo 1,8 milioni. 1,5 milioni per Lucif? Ma io guarda, facciamo 1,7 milioni, ti va Gerrard? Tu che hai un sacco di soldi da spendere. Dai però, vabbè, va bene. Si sta arrabbiando. Io Lucif per quella cifra lo vendo volentieri, eh. Cioè, non gioca mai. Che ce ne facciamo? Niente. Palesemente niente. Vai via. Ce la facciamo? Ok, ok, grande. Lucif è andato all'Etifac. Fac, detta così. Beh, ottimo affare, sì. Direi di sì. Allora, bene. Benissimo. Benissimissimo. Abbiamo quanti soldi ora? Ufficio? 2 milioni. 2 milioni. E scusatemi, a parte che i preparatori, si può fare qualcosa? Si possono assumere? Ma perché? Ma perché non riesco a, non riesco? Come faccio io a, cambiare il limite preparatori? Una cosa che non ho ancora capito, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Gestione squadra. Lì a destra c'è nessuno. Non c'è nessuno. E questo già lo sapevamo. Però con 2 milioni qualcosa si può fare. Questo Elliot, però non so quanto sia forte, onestamente. Non è che ci sia tantissimissimo, eh. Quanto è forte questo Elliot? Osserviamolo. Non lo so. Ma un terzino destro. Ma scusa, osservatori. Ecco. Un terzino destro. Tutti i portieri. Osservatori. Ah, questo Elliot hanno trovato. Ma Callan Elliot. Non lo so. Non lo so. Cerchiamo terzino destro. Vediamo cosa viene fuori. Così. Ajapong. Questo? No, questo magari. Denis Ali. Ma segui un secondo questo qui, no, giusto così, eh. Mi sembra intrigante. Mi sembra intrigante. Comunque non è che ci sia tutto questo granché, eh. Onestamente. Pensavo meglio. Tommaso Barbieri. Ma va là. Schelotto, ma che è? Figlio d'arte? Il schelotto. Beglierin, no. Cosa troppo. Bennett mi sembra abbastanza scarsino, onestamente. Ragazzi, questi sono, non è che ci sia tutta questa gran cosa, terzino destro. C'è veramente poco, comunque. Questo sicuramente è scarso. Dalle statistiche. Il buon Alo, 31 anni, non mi ispira tantissimo. Ma perché sono tutti Advíncula, che se lo ricorda?
Comunque non ci stanno tutti i difensori terzini destri, eh. Mi sta prendendo in giro questo. Sul mercato. Kevin Ruegg è pure svizzero? E non sembra malaccio. Ragazzi, mi fermo qui, quasi quasi, per ricevere anche dei consigli da parte vostra su che giocatori poter comprare. Perché, come terzini destri, ovviamente, perché non voglio fare acquisti affrettati. E onestamente potremmo aspettare, vi faccio vedere, potremmo aspettare di osservare Elliot e ce n'era un altro, scusate, che ho messo ad osservare, ma arriverà. Ci sono due giocatori svincolati che sono osservati in poche parole e quindi magari aspettare i resoconti, visto che sono svincolati, possiamo comprarli quando vogliamo. Oppure c'è questo Rue che, ma non so, cioè, sembra intrigante in realtà, eh. Sembra forte. Io andrei su questo quasi quasi. Poi anche svizzero. Fatemi sapere voi. Io vi ringrazio tanto a questo punto. Grandissimo episodio secondo me. E ci becchiamo alla prossima. Ciao.